Silvio Berlusconi torna all'Aquila in occasione del 25esimo anniversario della fondazione di Forza Italia. Il presidente forzista domani sarà alle 11 all'auditorium dell'Ance per incontrare gli aquilani e poi alle 13 farà tappa a Bazzano, nel quartiere del progetto Case che proprio il suo governo volle fortemente per far fronte al terremoto del 2009, del quale quest'anno ricorre il 10° anniversario. Nei 4.500 alloggi del progetto Case sono ospitati circa 20.000 aquilani sfollati. Il programma prevede perciò anche l'incontro con alcuni residenti e rappresentanti del comitato del progetto Case facendo visita ad una famiglia. Alle ore 16 poi Berlusconi terrà una conferenza stampa presso la dimora del Baco, dove verranno illustrati i dettagli definitivi della sua visita e anche di quella successiva, quella del 2 e 3 febbraio, che si terrà però a Pescara. Nel corso della trasmissione Moby Dick, che andrà in onda questa sera alle ore 21, il senatore e coordinatore regionale di Forza Italia Nazario Pagano ha parlato proprio della visita del presidente Berlusconi in Abruzzo. Sì, sarà qui sabato all'Aquila e forse tornerà a Pescara domenica 3 febbraio, ma noi siamo tutti protesi naturalmente in questa campagna elettorale. È stato scelto il collega senatore Marco Marsilio come candidato della coalizione, si sta dimostrando un eccellente candidato, sta dimostrando di conoscere perfettamente questa terra. Tutti i sondaggi che noi abbiamo fatto ci dicono che gli abruzzesi sperano naturalmente in un cambiamento verso il centrodestra che noi riteniamo sia favorito per la vittoria finale. Forza Italia penso e sono convinto che darà un contributo fondamentale per la vittoria di Marco Marsilio.